No. Cos'è? No. Anima Squad, no. Gattina da battaglia. Coniglietta da battaglia. Coniglietta da battaglia Prime. Lupo da battaglia. Ma la stufa, no. Da pipistrello da battaglia. Ma andate in figa. Gli animali ne trovo già abbastanza. Oi, Dino Croc. Dovete fare anche le skin degli animali? Non servono. Oi, Dino Croc. Ora diamo anche la tipologia dell'animale. Diamo. Oi, ve lo dico io. Maiali non da battaglia. Da allevamento. Oni, sassoi. Jinx, gattina da battaglia, edizione prestigio. Datemi un motivo per comprare il pass. Devo prendere i frammenti campione. Perché devo sbloccare i campioni. Quant'è che costa il pass? 2650, ventone. Decidete il futuro del Magister. Video di Paolo. O vado. Però ci saremo imparziali. Saremo imparziali, ragazzi. Non starò qui a dire niente al riguardo. Sarò imparziale. Sarò molto imparziale, ragazzi. Io, ripeto, onestà totale. Onestà totale, sarò imparziale. Non starò lì a dire robe strane, non darò contro a nessuno, ragazzi. Perché andare in un programma TV, magari così, voglio vedere come se la cava Paolo. Dai, imparzialità totale. Andiamo. Buonasera. Buonasera. Pesce un calice di bollicino o un cocktail? Calice, approvato. Prego. Perché sono single? Sono single, penso... Ma è suo padre questo, è suo fratello. Perché sono single? Sono single, penso, perché sono brutto. No, Paolo. C'è qualcuno che l'aspetta al bar? Sì. Ok. È questa? Grazie. Mi piace come è partito Paolo. Mi piace come è partito Paolo. L'onestà prima di tutto, a me piace. Finalmente qualcosa, ragazzi, sono contento. Questa è la ragazza. Not today. C'è qualcuno che l'aspetta al bar? Sì. Ok, grazie. Mi immagino la persona che incontrerò più alta di me, con la barba, di qualche annetto più grande di me, ma non in modo esagerato, assolutamente. Ciao. Sono io. Piacere, Shirley. E? Allora, da dove arrivi di bello? Io sono piemontese. Generalmente, quando conosco una persona sul subito, posso risultare abbastanza imbarazzata. Devo solo capire se la persona ovviamente riesce a mettermi a mio agio. E Paolo è bravo a mettere a suo agio le persone. È uno streamer, cazzo, è il tuo lavoro. Qua Paolo parte, qua Paolo ce la fa la smarfa. E allora, come si rompe il ghiaccio? Sono un po' anch'io imbarazzato. Sì, anch'io un minimo, penso sia normale. Più il tempo passa, più sarà semplice per entrambi. Ci sciogliamo, sì, un po', tu bevi qualcosa. Buonasera, Mauro, mi piace. Cresce il calice di bollicine? Sì, grazie mille. Io diciamo che non faccio il primo passo direttamente, ma induco l'altra persona a farlo. Ci sta, ci Charlie. Sta. Shirley. Sì, molto particolare come... Sì, come Shirley Temple. Faccio finta di conoscere, scusami. Io qua strappo un qualcosa a favore di Paolo, perché anche noi lo sappiamo, giusto? Giocata pulita. Di lavoro faccio battute sceme. Mi piacerebbe ridere le battute, anche quelle più stupide. Siamo anche un po' su queste sedie così alte. Sì, è altissima. Esatto, appoggiata lì. Sì, cercherò di non farla piangere. Al massimo alle risate. Eccomi qua. Ok, allora qua Paolo ha una storia, un feed, ha un, come si dice, ragazzi, ha un bagaglio di pianto un po' al di là. Diciamo che qua forse mezza cazzata l'ha detto, ma secondo me ce la fa. Secondo me stavolta ce la fa, ragazzi. Paolo, sto appuntamento, non so se è una, se ci saranno 10.000 appuntamenti con Paolo, non so come funziona sto programma, non credo. Secondo me Paolo la smarfa sto appuntamento qua, lo sento. 10 seconds later. Come mai sei single? Parlando per scelta. Hai avuto relazioni di recente? Io soli che me l'ho accompagnati. No, di recente no. Sono single da un annetto. Ho sempre lasciato. Bevi Paolo, bevi, aiuta. Mai stata lasciata. Aiuta per la conversazione, bere. Aiuta per la conversazione, bere, ragazzi. Non parlare di vecchie relazioni comunque con le ragazze al primo appuntamento, per sicurezza. Stai cercando. Magari sei mollata da poco, non si sa mai. Hanno l'amore della vita. Non si sa mai. No, non sono una persona molto romantica, anche se ci provo, magari mi sforzo, però non è da me. Sono appunto con i piedi per terra, sempre comunque. Tu invece? 6 mesi fa ho finito l'ultima relazione. Come mai? Era a distanza, un po' la pandemia non ha aiutato, un po' io non mi sono comportato benissimo. L'amore, di solito si dice che dura 3 anni. Dopo quei 3 anni... Cosa vuol dire?
Allora, a me dispiace, ragazzi, ci sentiamo tutti un po' Paolo, giusto, ragazzi? Il sabollato l'ha seminato, lo sapevo. L'amore di solito dura 3 anni, un secondo che me lo segno. Martina! Vai che sta dormendo che mi picchia. Martina, non ti amo più! Dopo quei 3 anni bisogna creare qualcosa assieme, una famiglia, un progetto di vita. Se magari con questa persona non senti... Ragazzi, 3 anni poi vi sposate, eh? Sì, con la forza interna con cui crearlo, non penso che sia giusto o sano continuare la relazione. Allora, un po' troppo aggressivo, Paolo. Fai 7 anni, 8, 9, dai. 3 anni non esiste. Allora, progetti dopo la laurea, che cosa avresti piacere di fare? Come la... Quanti anni c'ha Shaman King qua? Come 20? È una 2002? Non ha chance, Paolo, ragazzi. E non è colpa di Paolo. Non ha chance, non esiste, ragazzi. Non puoi provarci con una 2002 se c'hai 30 anni, ragazzi. Non esiste. Forse se sei Woody, ma non esiste, ragazzi. Aprire un'agenzia funebre. Mi piacerebbe aprire un'agenzia funebre. Come faccio a non dar ragione a Paolo? Oh, io... Come faccio? Come si fa a non dare ragione a Paolo? Come si fa? È impossibile anche per me, ragazzi. Ha ragione. Cazzo, ha ragione. È un po' un gusto un po' particolare, ma... Ci sta, cioè, a 20 anni. Qual è il sogno di ogni... Melita, tu che sei in chat. Il sogno di ogni 2002, giusto? Aprire un'agenzia di pompe funebre. Tutti rimangono un po', diciamo... quasi spaventati da questa cosa delle pompe funebri, delle imprese funebri in generale. Io ho fatto uno stage anche alle pompe funebri e niente, mi è piaciuto molto, quindi mi piacerebbe. Sono andata nella casa già di lo foto, sai, Woody, sei caldo. Con il medico legale appunto a fare la constatazione del decesso. Mi ha fatto vedere i propri passaggi, quindi tirar su la palpebra e... Ma perché Dio, ma che cazzo dici? Ma davvero? Ma cazzo, vai a fare lo stage dalle pompe funebri e ti fanno toccare i cadaveri? In generale appunto, cioè, sentire le mani, le dita che appunto si induriscono. Sei la prima persona in vita mia che mi dice che vuole lavorare in quel campo, rispetto tantissimo. Particolare come cosa? Particolare, no, particolare. Io non ho paura di queste cose assolutamente, non mi faccio impressionare, però se si trattasse di una... Fermi. Allora, io a mio gusto, ragazzi, a mio gusto, questa fuori dai coglioni. A mio gusto, tuttavia, Paolo cerca l'amore e una ragazza che lavora in un'agenzia, che vuole fare un'agenzia di pompe funebri, che vede i cadaveri. E Paolo non è che ne ha una di chance, ne ha 750 miliardi. Giusto? Bene, magari sta simpatica. Una persona viva, credo... Quanto beve Paolo, avrei bevuto anch'io. Che sarebbe diverso. Io sono molto bravo. Guarda, quella che ho sentito. Cosa cazzo ho sentito? Spero di aver capito male. Paolo, spero di aver capito male. Molto bravo con i cadaveri. Sì? Sì, ne posso creare quanti ne vuoi. Capisci a me. È un bel Questa piano. Questa sarebbe una bella idea. Cioè, c'è l'azienda. Si sbanca. Possono essere cremati anche cani, gatti. Ma poi vabbè, ci sono, ma le urne esplode, facciamo i soldi quelli veri. Shirley è riuscita finalmente a ridere a una delle battute di Paolo. Mi sono scusa! Ed è anche nata una futura collaborazione tra i due. Non andrò a guardare oltre anche se sono molto tentato. Secondo me, Paolo se l'è cavata bene. Andrei a guardarmi l'episodio intero. Secondo me se l'è cavata bene. Nel senso che io probabilmente l'avrei... Non so com'è finito, ragazzi. Com'è finito? Oh, ci sono loro che vanno via. Fermi. Com'è finito l'appuntamento? Poteva andare peggio. Sì, assolutamente. Poteva andare molto peggio. Pure meglio, però. Sì, anche meglio. Ci abbiamo provato. Sì. Non abbiamo mai mollato. Abbiamo detto la direzione è quella. Poi non l'abbiamo raggiunto. No, non si sono trovati. Ma mi ero affezionato a Shimmir. Mi ero affezionato a questa. Ma stavano bene. Però. Sì, assolutamente sono d'accordo. Lui vuole scappare, cioè. Tipica Pandora, sì. No, grazie alla fine di questa avventura. Direi proprio di sì. È stato comunque bello. Sì, dai. Cioè, noi... Non sento! Nel complesso. Ci andiamo a bere qualcosa, ti va? Ma direi di no. Guarda, non volevo nemmeno io bere qualcosa.
Ah, ma era un video fatto così dall'editor. Direi proprio di sì. Fammi risentire tutto, ragazzi. Credo di aver sentito la più grande mossa mai vista nella storia. La cosa più bella della mia vita, va. Nel complesso. Ci andiamo a bere qualcosa, ti va? Ma direi di no. E lei lo manda a fare in culo? Ma Paolo non ci sta. Guarda, non volevo nemmeno io bere qualcosa. Paolo non ci sta, ragazzi. No, voglio un applauso a Paolo qua, ragazzi. Qua, ragazzi, anni e anni di esperienza a Shildara ha tirato fuori le palle, ragazzi. Non me ne frega un cazzo. Qua Paolo ha tirato fuori le palle, non me ne frega un cazzo, quando ci vuole, ragazzi. Quando ci vuole, qua Paolo l'ha smarfata, l'ha outplayata, anni e anni di Liga a prendere il cazzo, e quando ha preso il cazzo anche in Real, Paolo non c'è stato. Paolo non c'è stato, e qua faccio un applauso a Paolo, non me ne frega un cazzo, ragazzi. Paolo outplay dell'ultimo secondo per mandare a fare in culo l'agenzia di pompe funebri, Shirley, qua non mi interessa, Paolo eroico in sto appuntamento ha vinto. Qua c'è solo un vincitore palese.